fare allora? È la vecchia domanda che poneva la filosofia fino a non molti tempi fa, fino a non molto tempo fa. In che senso la bellezza può risvegliare, se non altro, il senso di una normalità che non è normale e che può appunto risollevare il bisogno di salvare il mondo da questa irrazionalità divenuta razionale tramite le strategie narrative e le strategie dell'agire razionale, che in realtà nasconde l'irrazionalità del tutto. E dico il mondo perché effettivamente si tratta di salvare il mondo e non una parte di esso. Questo strategio, questo incantesimo irrazionale in cui siamo sospesi è esteso quanto il mondo ormai. Questo è uno dei paradossi del nostro tempo, cioè il fatto che il pensiero calcolante, lo sfruttamento illimitato del pianeta e delle risorse, il dogma della crescita infinita, sempre più si impongono su scala planetaria, sempre più diventano destino universale in cui siamo sospesi. Questo è uno dei paradossi. La globalizzazione, che viene presentata come se fosse una cosa pacifica, normale, automatica, irreversibile, corrisponde invece a un processo storico, sociale, con cui un preciso dogma, un preciso modo di esistere e di produrre si espande in maniera globale, imponendosi laddove incontri resistenza, utilizzando la forza, utilizzando le bombe, tornando a grondare il capitale dal sangue e sporcizia dalla testa ai pori, direbbe Marx. Questo è lo scenario della globalizzazione. Per questo oggi il potere, superando le vecchie dicotomie destra e sinistra, si presenta come, a me piace dire, come un'aquila con una doppia apertura alare. Abbiamo una destra del denaro e una sinistra del costume. La destra del denaro è quella che impone i dogmi, impone le prassi, impone di abbattere gli stati nazionali ed imporre il mercato unico senza confini, e la sinistra dei costumi pone le sovrastrutture, direbbe Marx, rispetto a questo, facendo l'elogio acritico della globalizzazione, dei viaggi low cost in cui i giovani possono viaggiare, si dice, dove questo viaggiare nasconde in realtà l'andare a fare i lavapiatti sottopagati a Londra o a Bruxelles, naturalmente. La destra del denaro decide che bisogna abbattere le forme ancora locali di produzione e di gestione, e la sinistra del costume dice che è fascista e statalista tutto ciò che ancora resiste a questa dinamica. E in questo modo appunto si impone planetariamente un'unica visione del mondo, un unico modo di produrre e di esistere.